Buongiorno a tutti amici di Milanello, oggi volevo con voi fare un po' il punto della situazione del mercato Milan, consueto appuntamento avvocato del diavolo. Oggi volevo parlare sia dei giocatori in scadenza che di alcuni nomi che sono stati accostati al Milan. Partirei e lo farei un po' per ruolo. Partiamo dal portiere, sapete che è in scadenza Donnarumma, si sono fatti diversi nomi, tra cui è venuto fuori anche quello di Magnin, giocatore francese, portiere del Lille. A me, devo dirvi la verità, non piace tantissimo, una presenza nella nazionale maggiore, è un giocatore già, diciamo, è un giovanissimo, essendo 95, è un giocatore di 35 anni, di 25 anni, scusate, e io non lo vedo al posto di Gigi Donnarumma, un portiere normale al posto di uno dei più forti portieri del mondo. Si è parlato anche in queste ultimissime ore di Buffon al Milan, assolutamente no, croce sopra, non lo vogliamo, ha 43 anni, è l'uomo della vicenda Montari, non ci serve, non ci fa la differenza, assolutamente, spero sia solo una, diciamo così, un'idea di qualcuno che ha buttato per fargli ottenere il rinnovo, ma assolutamente Buffon no. Punterei tutto su Donnarumma, proverei a convincerlo, una via mediana tra gli 8 che ha offerto il Milan e i 12 che chiede lui e il suo procuratore, una via mediana un po' sud di 10, provando a giocare un po' sui bonus. Io penso che alla fine il portiere del Milan per l'anno prossimo rimarrà ancora Donnarumma. Quello che sarà da vedere è la commissione di Raiola e soprattutto un altro tema importante è la lunghezza del contratto. Volevo aggiungere su questo che purtroppo Raiola è molto avido perché sapete che la FIFA sta cambiando la regolamentazione dei procuratori provando a mettere un cap alle provvigioni dei procuratori nelle operazioni, il cap al 10% sarebbe questa l'idea della FIFA. È chiaro che allora Raiola prima che entri in vigore questa normativa prova a prendere il più possibile dei denari. Andando sulla difesa, beh, sapete, abbiamo due giocatori, due centrali che sono in scadenza tutti e due nell'anno prossimo, 2022, sono sia Kier che Romagnoli. Sapete cosa penso del capitano del Milan, è una fase calante, non ha le gambe, il ritmo e i piedi di Tomori. Io farei di tutto per spendere i 28 milioni, non andrei neanche a negoziare, 28 milioni e prendo Tomori dal Chelsea con riscatto. Tomori gioca con tutti e due i piedi, destra e sinistro, può giocare sia a destra che a sinistra, velocizza molto il gioco da dietro perché riesce a servire gli esterni più velocemente senza dover passare dall'altro centrale, anche quando si trova in posizione opposta. Direi che per forza fisica, posizione, tempismo di intervento e velocità è assolutamente da prendere. Andrei sul centrocampo, quindi a prendere da, diciamo, confermare con il riscatto. Andrei sul centrocampo dove abbiamo, sapete, Tonali, dobbiamo decidere se esercitare l'opzione che ci è consentita. Meite, anche lui è in scadenza a giugno, con l'opzione anche qui per poterlo riscattare. E poi abbiamo l'anno prossimo, che sì, punto assolutamente fermo, che sì, gli va fatto il contratto a giugno di quest'anno per essere sicuro di non perderlo, di non andare in scadenza l'anno prossimo. Sempre diciamo tra i centrocampisti, chiamiamoli così, anche i trequartisti, abbiamo anche Calhanoglu che è in scadenza. Io su Calhanoglu starei un po' più rigido perché rimarrei nelle posizioni ferme del Milan, non arriverei a offrirgli i famosi 5 milioni che lui vuole. Non li offrirei neanche a Romagnoli i 5 milioni che lui vuole, piuttosto lascio partire Romagnoli o provo a venderlo durante la sessione estiva. Magari provo a fare qualche scambio per ottenere qualcos'altro. Tra l'altro, c'è un'ipotesi stata solo ventilata, ovviamente con cash, che ci potrebbe essere l'interessamento della Lazio per Romagnoli. A quel punto dare Romagnoli e soldi per provare a prendere Milinkovic-Savic. Anche su Tonali ho dei dubbi, voglio vedere il finale di stagione, voglio vedere i risultati che facciamo, perché se no vi dico che nonostante sia un 2000, io non sono di quelli contrari a dire guarda, abbiamo speso 10 milioni per il prestito, grazie, arrivederci, pur perdendoci i 10 milioni del prestito. Vi ho detto di Magnin, diciamo per quanto riguarda
La porta, siamo andati al centrocampo. Al centrocampo aggiungerei anche il ritorno di Pobega, che voglio assolutamente. Pobega è un giocatore del livello del Milan, è utile anche ai fini Champions, quindi Pobega deve tornare alla base. Centrocampisti offensivi, esterno alto a destra, c'è anche un nome che mi piace tantissimo, lo sapete, ne abbiamo parlato diverse volte. Tra l'altro, qualcuno mi contesterà, ma può anche giocare nei due di centrocampo, anche se il suo ruolo è l'esterno alto d'attacco, e lì andrebbe a prendere il posto di uno tra Castillejo e Salemaker, che è Ikoné. Jonathan Ikoné del Lille, 98, fortissimo, piace tantissimo, un giovane su cui puntare. Un altro 98 che mi piace molto, e che quello sì lo prenderei per il Milan. Andiamo alla punta centrale. Ah no, tra gli esterni, scusate, mi sono dimenticato, c'è anche la suggestione Orsolini, un giocatore che a me non piace. Il Bologna vuole 20 milioni. Assolutamente no. Un giocatore di categoria, un giocatore che può stare tranquillamente in Serie A e anche nel giro della nazionale, ma non è quello che fa fare il salto di qualità al Milan, soprattutto per 20 milioni. Ne spendo 28 e mi prendo Tomori. Quello fa fare il salto di qualità alla difesa del Milan. Punta centrale. Ovviamente sapete come la penso. Ibrahimovic assolutamente, ancora per un anno. Chi gli affianchiamo? Il mio preferito è Vlahovic. Se non dobbiamo riuscire a prendere Vlahovic, io punterei tutto sul Gallo Belotti, che di fianco a Ibra, anche in coppia con Ibra, è uno che sacrifica molto, può cambiare anche diciamo, Pioli, giocando magari con una soluzione un 3-5-2. In ogni caso, Belotti e Vlahovic sono le mie prime opzioni. Vlahovic mi piace tantissimo. Vlahovic ancora non sa quanto è forte, sta facendo step by step. Secondo me, il Milan dovrebbe puntare su Vlahovic. Altri nomi che sono fatti per l'attacco: si parla di tre giocatori, sono un 97, un 98 e un 2001. Sono Malen, che del PSV. È un giocatore che a me non piace, non mi entusiasma. Edouard del Celtic, 1,87-98, quest'anno ha fatto 26 presenze, 16 gol, un buon bottino, però anche lui non è un giocatore che mi esalta tantissimo. È una prima punta, può diciamo essere un'alternativa, ma io francamente punterei tutto su Dusan Vlahovic e sul Gallo Belotti. Altro nome che si è fatto, che però ha una grave pecca che poi vi dico, è quello di Boadu, centravanti 2001 della Z. La sua grave pecca è essere in procura con Raiola. Quest'anno lui ha fatto, mi sembra, 24-25 presenze, 12 gol, paremo nel campionato nell'Eredivisie. È un giocatore, forse dei quelli che abbiamo detto, dei tre, Malen, Edouard il più interessante, ma io rimango sempre sulla coppia Vlahovic-Belotti, puntiamo su quelli. Vi ricordo di seguirci, siete sempre di più, seguire i nostri video, le nostre dirette, le nostre live, e Forza Milan sempre, seguitemi anche su Instagram, siete sempre di più, Emiliano Nitti. Forza Milan sempre comunque.